Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Frata Game. Eccoci tornati in un nuovo episodio di God of War. Allora, riprendiamo dove ci siamo lasciati, ora che abbiamo rianimato la nostra testina qua, Minir, Mimir, Mamor, come cazzo si chiama, non me lo ricordo più, dobbiamo andare a parlare probabilmente, se ho capito bene, col serpente del mondo. Sarà una cosa molto figa, quindi senza che mi sto a perdere in giro qua, queste cose secondarie me le farò totalmente da solo. Atreus, da me. Vediamo. Ok, arrivo. Perché c'è veramente tanto tanto da fare, tanto da scoprire e non posso stare a registrare e perdere tempo girovagando per il mondo come facevano i Pokémon, se no qua ragazzi non finiamo più. E poi so che a voi non interessa, vi interessa più il gameplay puro. Quindi buttiamo un occhio. Allora, io vado, non ci vuole lì, eh. Una nuova destinazione, allora, recati al corno del serpente. Ma noi possiamo fare un viaggio rapido, scusate. Mimir, perché Freyr ti ha sputato in faccia? No, parla di Baldur. Dice che nulla può ferirlo. Sì, Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Sono solo vanterie, tutti hanno un punto debole. Non lui, temo. Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. L'hai già detto. Davvero? Da dove viene questo potere? Che io sappia, c'è di mezzo un incantesimo? Alcune parti del mio cervello devono ancora riprendersi. Mi ci vorrà solo un momento. Perfetto. Ok, fatelo riprendere dopo che siamo entrati. Se no, ci interrompi una cosa Come parliamo col importante. serpente? C'è un corno su una piattaforma a metà del ponte. Portami lì. Finalmente il corno. Ottimo. A qualcosa serviva, quindi. Andiamo. Molto curioso, molto molto curioso. E mi sa che lo siete anche voi. Dove cazzo è qua? Ok. Parla col serpente del Bene, poggiami le mondo. labbra sul corno. Perfetto. Ha fatto erigere quella statua in onore di Thor. E visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione, forse si sarà stancato di vederlo. Ma non gli fa male. Beh, tra lui e Thor non è mai corso il sangue, va detto. E non andrà meglio. Forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gozzo. Vuoi che glielo chieda? No. Chiedigli solo di Jotun. Auguratemi buona fortuna. Siamo fortunati, amici, si ricorda di me. Sa della vostra triste perdita e vi aiuterà. Che succede? Oh, niente di cui preoccuparsi.
facendo? Si assicura che andiamo nella direzione giusta? Ascolta attentamente. Servono due cose per raggiungere la Terra dei Giganti. Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul sommo portale. Intendi quello sulla vetta? Esatto. Però i giganti, nella loro infinita saggezza, capirono che non sarebbe bastato un normale scalpello. Solo la punta di uno scalpello magico apre il portale. So dove si trova, non è distante. Sembrava quasi impazzito. Ah, sì. Aveva capito che eravate amici di Odino. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Wow, ragazzi, che spettacolo, mamma mia. Aspetta, guarda. L'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue. Vedo anche nuovi posti da esplorare lungo la costa. Benissimo. Trova una barca e ti ci porterò. Perfetto. Una nuova destinazione completata. Mamma, che spettacolo. Vai, scendi. Si fa sempre più interessante la situazione qua. Ok, allora. Fatemi vedere dalla mappa dove devo andare. Qua noi dobbiamo andare. Quindi si può passare qua? Penso proprio di sì. Grande. Ok. Ma dobbiamo andarci con la barca. Con che cazzo ci arriviamo là? Forse da qua, sì, forse con la barca. Quando arriveremo alla barca, potremmo cercare subito lo scalpello o andare in esplorazione per un po'. Per me va bene qualsiasi cosa tu voglia fare. Prendiamo la barca e andiamo lì. Poi l'esplorazione ce la facciamo dopo. Dov'è lo scalpello? Proseguite verso le statue dei rematori, poi passate tra di loro. Ok. Finalmente, ragazzi, possiamo sbloccare un bel po' di cose adesso. Cos'è quello a fare lì? Quello si può distruggere. Qua ci si può attraccare e me lo faccio poi. Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali e non ha tutti. Il canale del muratore. Tutto ebbe inizio durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. Prima di allora, gli Aesir vincevano facilmente le guerre, sebbene i Vanir infliggessero spesso danni devastanti. Basta con le storie mentre camminiamo. Concentrati sulla strada. Capisco. Quindi, ragazzi, perfettamente. Volvi. Finirò più tardi. Ti hanno portata via troppo presto. Quindi praticamente, ragazzi, quel figlio di puttana lì è un dio, come abbiamo detto, ed è anche invulnerabile perché è protetto da una magia. Ha messo bene, allora. Questo cosa fa? Apre. Lo scalpello speciale è oltre questa porta. Ok, non è a tempo, vero? Mi sembra un po' merda. Cosa? Un altro gorillone. Su, castronzo. Merda. Ole. Vai così. Vieni qua che ti comando io adesso. Vieni qua. Olè. Ci penso io agli altri. Silenzio. Vorrei essere anch'io così forte. Questi sono nuovi. Olè. Ah no, sono sempre i soliti calabroni. Ok. No, cazzo. Torna su. Ok, allora, iniziamo a raccattare tutto. Perfetto. Grande. Ok, questa non mi serviva. Qua raccatto tutto. Questa esperienza? Oh no, sembrava rabbia. Privata del tuo potere, mia cara Volvig. Allora, questo mi dà una missione secondaria. La mia amata Volvig mi chiama a sé. Desidera essere in pace, eppure è in pezzi. Vi scongiuro, fatela tornare completa.
Dobbiamo raccogliere le sue ossa. La magia Seider di Gulvig non conosce limiti. Vi può riunire con chi avete perduto. Davvero? Come? Ragazzo, posso sentire il tuo dolore. Fidati, la sua magia è forte abbastanza da creare dei ponti tra la vita e la morte, anche se per poco. Ragazzo, andiamo. Ok. Tieni premuto per attivare il fuoco. Beh, io l'attivo, poi vediamo. E le sparpagliarono per il lago. Sì, beh, noi ci dedichiamo ad altro. Portami adesso. Le sue ossa, Gulvig, sì, ti ricompenserà. Sì, sì. Noi dobbiamo da fare altro prima. Comunque l'ho attivata, abbiamo fatto bene. Padre, così poi me le faccio. Forse me la faccio. Cercare quelle ossa. Perché? Sì. Hai sentito? Questo scalpello. Che cos'è? Era ora che lo chiedessi. Ti racconto una storia. C'era una volta un enorme gigante di nome Tal, che nonostante le sue dimensioni, con il suo scalpello era capace di lavorare la pietra come nessun altro essere umano. Tamur sperava di poter tramandare le proprie conoscenze al figlio Rintur, ma il giovane aveva l'animo di un guerriero. Forse il padre era troppo pavido, o forse il figlio era troppo avventato. In ogni caso, i due persero il controllo durante un litigio e... Bonk! Il gigante colpì suo figlio. Rintur scappò via nella notte. Colmo di vergogna e rimorso, Tamur lo inseguì. Ma nella sua confusione si ritrovò a vagare per Midgard, solo e smarrito. Purtroppo, attirò l'attenzione dell'unica persona che non voleva incontrare di notte, lontano da casa. Thor. E poi, cos'è successo? Lo vedrai. Lo vedremo. Thor l'ha ucciso. Che figata. Oh no, cadde su un villaggio. Già, quando cadde Tamur distrusse un luogo incantevole. Minchia, il martello di Thor, ragazzi. Thor si prese sempre il merito di aver pianificato tutto, ma la verità è che fu solo schifosamente fortunato. Che figata. Nuovo luogo scoperto. Molo settentrionale. Nemici. E qua c'è un'altra porta, finalmente. Lo facciamo. Ok. Una bestia pericolosa. Annientiamola insieme. Che cos'è che è? Ah, un lupo mannaro. Merda. Ormai abbiamo aumentato la forza veramente tanto. Ok. Uno scalpello davvero enorme. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Merda. Abbiamo trovato un'altra camera. Grandissima. Chiusa con la magia, Teo. Troveremo poi il modo di usarla anche quella. Allora, questi li spacchiamo e ci sta. Scusami, tesoro, ma qua c'è un vaso. Ok. Sull'anello del gigante. Sì. Vai. Oh cazzo. A posto. Maledizione, sembra non faccia nulla. Che bisogna fare? Ah, ok. Vediamo un po'. Ole. Bel numero. E lo giriamo anche di qua. Così spacchiamo tutto, se è possibile e fattibile la cosa. Vai. Ok. Sono disegnate pure delle rune qua sopra. Allora, qua c'è un bel baulozzo. Ci sarà il solito acciaio. Ok. Poi qua si passa. Per andare dove? Oh merda, qua c'è già gente. Ok. Perfetto. E i sopravvissuti? Oh,
Tamur era un gigante di ghiaccio. Il suo ultimo respiro ha congelato tutto. Noi abbiamo il gelo a nostro favore, ma il problema è che qua è tutto di gelo. Un'altra camera possibile? Una così vicino all'altra? Ok, o è la stessa che era da fuori? No, mi sembra una cazzata. Qua c'è altro? No. Perché ti fermi qua tu? C'è niente. Ok, ma noi dove possiamo andare? Di qua? Qui non c'è niente? A parte sto schifo. Ok, un po' di argento l'abbiamo recuperato però. Andiamo. Ok. Spero di non perdermi nulla, ma comunque tanto me le ricontrollo. Allora, qua che cosa? Oh merda. Ah. Ok. 1400, sti cazzi. Wow. Ma questa è una mano o sbaglio? Ci vedo le impronte digitali. Che figata, ragazzi. Che gran figata. Faccio un bel baulozzo dove ci sarà altro argento. No, argento, metallo. O solido morbido. Ah no, sto cazzo invece. Grandissima. Armatura busto. Visualizza subito. Quella. Più 24 runico, più 9, più 10 forza, più 24. Però perdiamo 10. Perché perdiamo 10 di forza? Perché non dobbiamo mettere il coso runico. Però è molto molto figa. E noi quale abbiamo adesso? Questa. Che mi piace un po' di più, sinceramente. Vabbè, poi vedremo. Perché toglie anche vitalità, quindi non so se dipende dai castoni. Però non importa, l'importante è trovarle e poi i set ce li guardiamo più avanti. Anche perché dobbiamo combattere contro qualcuno, mi sa, di molto potente. Wow. Eccolo là. Trova la punta dello scalpello. Ci serve la sua magia. Che figata. Che gran figata, ragazzi. C'è il martello di Thor. Ok, allora, recupera un pezzo dello scalpello. L'attacchiamo. Sì. Vedi tu. Quello cos'è? Puttana. Allora facciamo così. Paolo. Sto. Ok. E affettato. Olè. Grande. Che si sono resistenti. Olè. Perfetto. Sconfitti. Grande. Vediamo che cosa ha lasciato qua. Minchia quanto argento. Perfetto. Allora qua c'è un bel bauletto. Il bauletto? Sì sì sì. E altro acciaio possibile? Stiamo facendo a quantità industriale? No. Grande. Armatura braccia. Vediamo un po'. Più 15, più 6, 2 di vitalità che toglie, però possiamo inserirgli un castone? Non ne sono sicuro. 7 forza, runico, 18 e difesa 24. Mamma che spettacolo. Abbiamo quelli di tir, questo aumenta, questo toglie un po' anche la fortuna, noi avevamo, vabbè. Vedremo poi dopo, ragazzi, vedremo dopo. Non ho fretta per queste cose io. Me le guardo con molta, molta calma. Comunque sì, sembra una mano, eh. Ehi, dai, ok, qui c'è qualcos'altro. Ok, R e P sdraiate, mentre quello è già girato. Però è girato in modo sbagliato. Quindi vediamo un po'. Oh cazzo. Pure è sbagliato qua, oh merda. Come facciamo a girarlo? Ah, poi dobbiamo girare. Adesso la R è messa bene, dovrebbe essersi tolta infatti, ok. Ma gli altri dove sono però? Bella domanda. È un bel casino qua, eh. Non si può salire. Un cristallo di luce di Alfheim. A cosa serve? Vediamolo subito.
Tanto se si può utilizzare. Non si può utilizzare perché c'è quella merda lì. Che dobbiamo trovare il bulbo. Vai, Cosa leggi. dice? Sì. Offriamo a Njord il bottino del mare. Ah, sì. I pescatori venivano qui a pregare e venerare Njord perché placasse i venti e il mare. Ok. Ottimo. Linfa Lì. secca dell'albero del mondo, utile. Dove? Dove l'hai vista? Non so. Allora, vediamo che cosa serve questo. Dato che si può colpire. Ah, figlio di puttana. Vediamo un po' qua. Vai. Olè. Prendiamo un po'. Perfetto, ne rimane più che uno, che trovarlo sarà un problema. Allora. Minchia ragazzi, guardate che figata qua. Che spettacolo. Mamma mia. Graficamente è una figata. Allora, di qua che cosa c'è? Ecco dove dobbiamo mettere il Ah, cristallo. Poi ci ok, il arriviamo. cristallo è qua, però dovevo sbloccarlo. Ho fottuto il labirinto qua. Olè. Allora. Gli altri dove cazzo saranno? Ah, ecco qua, grande. Dammi questo. Perfetto. Butto lì. Olè, è ora colpirlo. Grande. Allora, raccogli sto coso. Ok, piazziamo qua il cristallo e vediamo che succede. Abbiamo le frecce. Vai. Oh, cazzo. Ci spaccheranno il culo qua, io lo so già. Vabbè. Dai, togliti, Atreus, vediamo chi c'è qua dentro. Ah. Grande. Buono, buono. Oggetto leggendario, una sostanza informe trovata nei squarci dei reni. Si usa per migliorare la proprietà dei talismani. Perfetto. Non sono spawnati nemici. Molto bene, molto bene. Ok, allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare quest'ultima runa. Anche perché ormai stiamo girando, girando, ma non troviamo niente. Ok. Vai. Grande. Allora, rimane quella specie di D in su. Perfetto. Questo lo spacco si può. Così per sfogarmi. Ottimo. Vediamo un po' che cosa c'è di bello qua dentro. Spero ci sia qualcosa di molto molto figo. Wow, che cos'è? Oggetto leggendario incrementa, aumenta tutti i danni, i lanci dash al 6%, fino a un massimo dell'8%, no, 18%, ottimo cazzo. Forse possiamo passare di qui. Grande. Ok, oh, lo prendi sto coso. Qui non c'è altro? Perfetto. Adesso possiamo andare avanti. Dato che noi qua ci siamo stati, c'era solo quello. Ma di qua non ci siamo stati ancora. Quindi vediamo un po' che cosa c'è. Oltre alla testa del gigantone. Oh merda. Ehi. Cazzo. Schifosi insetti. Figlio di. Dove vai? Cazzo se. E prendilo. Olè. Tutto qui. Mi aspettavo di peggio. Quindi dobbiamo proseguire per andare di qua. Vai.
grande. Cioè, ma guardate la figata. La figata. Peccato, ci stava una bella screenshottata qua. Come scendiamo? Aia. Ho un'idea. Davvero? Non sorprenderti. Senza offesa, ma penso che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Ehi. Ale. Sì, così. E andiamo. Olè, e mori. Grande, grandissimo. Olè. Figlio di una mulangiana. Olè. Grande. Cazzo. Oh merda. Olè. Figa ti sta legnando. Olè. Grande. Padre occhio. Olè. Merda, fulmina. Mula. Olè. Grande. Vai, colpisci, colpisci. Olè. Figa ti sta legnata. Grande. Ok. Sì. A sinistra. Olè. Oh, ma che cazzo succede? Merda, c'è. Oh merda, c'è il gorillone. Olè. Perfetto. Luca, coglionazzo. Olè. Olè. Ma dove vai? Gorilla di merda. Boh, che sta legnata. Olè. E crepa adesso. Crepa, devi crepare. Olè, dove siete? Chi è? Mamma mia che spettacolo ragazzi, che figata. E crepa. Olè. Ma... A Sindri. Minchia quanto acciaio. Wow, quanto argento ragazzi. Mamma mia, sono soddisfazioni. Allora, io la so, ho visto anche una runa, se non sbaglio. Comunque. Se mi recupero un po' di vita... Parla con Sindri, perfetto. Sì, fatemi dare solo un'occhiata. Così poi ci salutiamo. Ok. Vai. Vediamo che ci dice il nostro caro amichetto. Mi sta più simpatico wow, lui di suo fratello. Fantastico quel colpo. Tieni, prendi. Hai sprecato una mela perfettamente sana. Come mai non ti ho visto? Non ci sono nascondigli qui. Oh, quello. È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale per non farsi vedere. Diventi invisibile. In realtà ho il potere di entrare nel regno tra i regni. Ma la tua mente non comprende quello che vede. Perciò non vede niente di niente. È così che possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Non sembra funzionare sui draghi, però. Tuo fratello ha chiesto se mangi abbastanza. Posso dirgli di sì? Brock vi ha chiesto di me. Il fiato gli puzzava di idromele. Gliel'hai fatta toccare di nuovo. Bella sta cosa, ragazzi. Che... si spingono l'un con l'altro a migliorarci l'ascia, è veramente fantastica sta cosa, siete veramente dei geni. Forza, andiamo! Bellissima, una cosa bellissima.
Ecco perché Brock era nel tempio quando l'acqua è calata. È passato da un regno all'altro. Ok, ora zitti. Mi serve assoluto silenzio per questo. Eccoti, sei. Wow. Grandissima. Che figata, ragazzi, che figata. Trova una strada per il martello. Ok ragazzi, allora io direi che l'episodio lo facciamo terminare qua, proseguiamo la prossima volta. Questa mi piace un sacco, questa missione la trovo veramente stupenda, quindi spero che piaccia anche a voi. Mi raccomando ragazzi, seguitela perché è veramente una figata. Detto questo ragazzi, grazie mille per avermi seguito. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete già fatto, per supportare me condividendo e lasciando mi piace. E mi raccomando ragazzi, commentate anche per sostenere me e, come detto, le serie e la serie. Detto questo, grazie ancora una volta ragazzi, al prossimo episodio di God of War, un bacione e un abbraccio da The Frata Game, ciao ragazzi!